Allora, buongiorno, benvenuti. Se vi fate la cortesia di chiudere le luci, che arriviamo il primo video. Allora, parleremo dopo di chi sono, cosa faccio, via dicendo. Questo talk ha come obiettivo quello di associare il co-working con l'open source. Quindi l'idea è quella di capire nuove metodologie, capire cosa esiste, cosa c'è, cosa già avviene al giorno d'oggi con l'open source in termini di co-working. Quindi sempre parliamo a sfera lavoro, aziendale, personale, personal branding, cose di questo genere. Ok. Solo un bambino. Homo habilis, il primo a costruire strumenti. Questo è un accordo di Sol. Impara, assimila tutto, fa progressi ogni giorno. Vale più un giocatore che fa grande la squadra di chi gioca per sé. Abbiamo sempre guardato le stelle. Osservando il cielo, vedi il principio del tempo. Raccogliere dati è un passo verso la saggezza, ma condividerli fa nascere una comunità. La teoria del caos è tutto una questione di tempi. Poesia, aeronautica, idraulica. Ciò che impara lui lo impariamo noi. Quello che sa è un bene per tutti. Presto, meglio, risparmiando. Segui l'istinto. Non rinunciare. Ha un nome? Si chiama Linux. Ok, questa fondamentalmente è la pubblicità che IBM qualche decina di anni fa utilizzava per fondamentalmente presentare quello che poteva e quello che è Linux e quindi tutto il mondo, buona parte del mondo open source. Allora, la mia idea di affrontare l'argomento è quella di fondamentalmente portare una mia visione, basata su quelle che sono le mie esperienze, quello che è il mio stile di vita, con quello che è anche tra l'altro il mio lavoro. Quindi, per me l'open source è una religione. In qualche formula, tenendo conto comunque si lavora, sappiamo tutti quanti che ci sono pro e contro e via dicendo, quindi cercando sempre di trovare il giusto mix. E quindi, vabbè, and believe are going to hell, chiaramente tutti il resto andranno all'inferno. Ok, open source. Ecco, qui è la parte dove un po' io leggo le note, perché effettivamente c'è tutto scenari storici, ma mi sono un po' persi, il mio cervello arriva fino a lì. Allora, cos'è l'open source, il software libero? Fondamentalmente il software libero è un modo per sviluppare. Diciamo, forse è meglio dire, è un modo per vedere quello che l'informatica ci offre in modo tale che non siamo solamente noi a giovarne. L'idea è quella che la condivisione sia a 360 gradi, che ci sia da parte nostra, ma sicuramente anche da parte di altri. Ci sarà la possibilità di usufruirne e che altri usufruiscano da parte nostra, chiaramente del nostro operato. Ci sono quattro fondamentali regole e io le ho schematizzate qui. La prima, la libertà di eseguire un programma per ogni scopo. Cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente quello che io, nel momento in cui ho un software eseguibile open source, io lo posso eseguire per qualsiasi scopo mi interessi. Calc lo posso utilizzare tanto per fare la fatturazione quanto per calcolare l'1 più 1. Nel senso, sempre calcoli stiamo parlando, certo, ma sono due scopi diversi. La seconda, libertà di studiare come funziona il programma e di adattarlo alle proprie necessità. Qui entriamo nel vivo di quello che è effettivamente l'open source, cioè l'accedere al codice, a quella parte che è nascosta, che nessuno vede, o meglio, che vedono solamente programmatori e persone affini, ma che
buona parte dei programmi che noi utilizziamo tutti i giorni, nel momento in cui uno non sia nell'ambiente Linux, non sa effettivamente quello che avviene. Se siamo nell'ambiente Linux, magari non lo si sa lo stesso perché si è soltanto un mero utilizzatore, ma la cosa che fa la differenza è che c'è la possibilità di saperlo. Cioè, a differenza di programmi come Windows, che non so, Office, che tu non sai, oppure prendiamo il caso emblematico dell'Apple, per esempio, no? Apple fa questi bellissimi dispositivi, iOS, tutti fighi, belli, design, ok, d'accordo, ma è da diversi anni che fondamentalmente traccia tutti i passaggi, tutti, diciamo, i percorsi della giornata delle persone utilizzano quei dispositivi. Perché? Chiaramente per dare un servizio migliore, loro te la vendono così, però io non ho la possibilità di dire no. Questa è la differenza. Invece magari con un Android, d'accordo, bello, brutto, cattivo, sia tutto quello che può essere, magari il sistema di tracciamento c'è lo stesso, perché il sistema Android magari è brandizzato Samsung o qualsiasi altra marca, non voglio fare chiaramente marketing. Però quello che possiamo dire è che comunque il sistema base è stato rilasciato sotto licenza open source ormai 2-3 anni fa in maniera ufficiale, e quindi effettivamente qualcuno che per un qualsivoglia motivo effettivamente ha avuto la possibilità di controllare cosa c'è sotto e di se effettivamente c'è qualcosa che non va bene. Nel caso in cui ci sia qualcosa che non va bene, lì nel mondo open source si sparge tutto a macchia d'olio, quindi effettivamente si va a risolvere il problema. 2. La libertà di distribuire le copie in un modo da aiutare il prossimo. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un software open source, ho la possibilità di utilizzarlo come io voglio, nel senso, lo posso ridistribuire anche a fini commerciali, se la licenza me lo permette. C'è la possibilità di costruirci sopra servizi, vediamo Ubuntu, caso Canonical, per essere più precisi. Canonical ha dei servizi dedicati per le aziende che utilizzano Ubuntu, anche per gli utenti che utilizzano Ubuntu. Quindi qual è il modello di business? Un'azienda che fondamentalmente utilizza un software open, che quindi tutti possono modificare, tutti si possono scaricare, tutti si possono installare, ma ci dà dei servizi sopra. 3. La libertà di migliorare un programma e distribuirne al pubblico miglioramenti in modo che l'intera comunità ne traga beneficio. È quello che fondamentalmente ho appena detto. La possibilità che io poi rimodifichi il software mi permette effettivamente poi di dire, boh, io l'ho modificato, adesso non fa più 1 più 1 ma fa 1 più 3 ed effettivamente posso rivenderlo per i miei motivi oppure posso riproporlo per quelle persone che hanno quel genere di esigenze. Per quanto riguarda un po' software libero, sappiamo che fondamentalmente nasce negli anni 90, originario 84, l'anno in cui è nato dalla Free Software Foundation. E, che c'è da aggiungere? Diciamo, queste qua fondamentalmente sono... è il motivo per cui si utilizza, cioè la base, ciò che sta fondamentalmente un po' alle basi dell'open source. Ok, parliamo un minimo di storia, cerco di essere molto veloce, ma ci sono degli spunti molto interessanti per poi ricondurre il tutto a quello che potrebbe essere il nostro lavoro e il modo che noi abbiamo per vedere il nostro lavoro. Negli anni 50, quindi stiamo parlando di ben 60 anni fa, c'erano fondamentalmente i vecchi IBM 740. I 740 erano dei macini giganteschi, cioè immaginiamoci questa stanza piena, cioè, di roba alta così, con roba dentro che gira, ventole, casino, che nessuno si rendeva conto. E com'è che andavano? Fondamentalmente andavano con dei programmi fatti con delle strisce di carta, con dei buchi, dei fori, e questi programmi qua erano fondamentalmente ciò che comandava la macchina. La nostra, cioè, già allora c'era l'open source, veniva fatto di default. Perché? Perché la macchina era unica, quindi noi avevamo un unico prodotto e l'unico modo perché colui che avrebbe utilizzato quell'unico prodotto lo usasse realmente
era fondamentalmente quello di dargli anche i sorgenti per utilizzarlo. Quindi c'era una prima formula, ecco, di utilizzo dell'open source, condivisione dell'open source. Poi verso gli anni 60, diciamo che questo genere di computer si sono un po' più evoluti, sono diventati un po' più piccoli, ma non ancora nulla di così realistico. Questo comunque rimane perché? Perché rimane il fatto di condividere ciò che permetteva alla macchina di funzionare. L'hardware non funzionava senza il software, cioè il fisico non funzionava senza quella parte che noi poi avremmo messo dentro per farlo effettivamente funzionare, fare quello che noi volevamo, cioè al tempo calcoli matematici e scientifici di qualche genere. Poi, cosa carina, negli anni 70 ci fu la possibilità da parte di un'azienda, la AT&T, azienda di telecomunicazioni, aveva un sacco di soldi, aveva un sacco di nicchie già prese, prime formule di nicchie già prese, aveva tutto il mercato delle telecomunicazioni, ha detto: ma perché no? Cioè, noi a livello interno utilizziamo un sottospecie di sistema operativo che già esistevano da una decina di anni, e abbiamo il nostro sistema operativo che chiamiamo Unix, diciamo il reale padre di Linux. Per fortuna, se non saremmo qui penso senza, l'antitrust americano bloccò questa azienda dicendo: io, tu non puoi fare anche informatica, cioè già fai sufficienza, se fai anche informatica. Allora tirarono fuori chissà quali cavilli ed effettivamente portarono la cosa a bloccare l'azienda per entrare nel settore informatica. Cioè, cosa vuol dire? Ho detto: vabbè, se non ce la faccio, io questo mio software lo do a un prezzo simbolico. Ecco che iniziarono a girare le prime versioni di questo primo sistema operativo basato su Unix, ed ecco sempre che ritorna una sottoformula di open source, di condivisione del codice sorgente. Detto ciò, vabbè, 85, negli anni 80 Stallman creò 84-85 creò la Free Software Foundation, dopo qualche anno iniziò a coniare le licenze, quelle che noi utilizziamo tanto, GPL, le GPL, quindi quelle licenze che ci permettono di obbligare coloro che ricevono il nostro software a farne la stessa operazione che facciamo noi. Cioè, io ho un software, lo rendo pubblico e obbligo coloro che lo riutilizzano, modificano e commercializzano il mio prodotto a riutilizzarlo, a rivenderlo, a ripassarlo nella stessa identica maniera in cui l'ho fatto io, quindi in maniera open. Questa cosa chiaramente ha una sorta di catena di Sant'Antonio, cioè sempre finché ci sarà qualcosa di open tu sei obbligato a mandare tutto il pacchetto in open. Casi di successo di aziende che utilizzano l'open source come suo core business, più o meno, comunque lo utilizzano per vivere, in poche parole. Beh, Ubuntu ne è un caso, perché Ubuntu, oltre ad essere un sistema operativo Linux open source, quindi con il codice sorgente completamente disponibile a chiunque voglia e modificabile, chiaramente non è che una persona appena entra dice: oh, beh, che bello, cambiamo e via. No, cioè, ci sono delle logiche chiaramente di flusso che quando uno fa un qualche modifica effettivamente possa poi entrare nel core e quindi migliorare realmente la cosa, ma c'è un processo. Canonical, come dicevo prima, è quell'azienda che ha preso Ubuntu sotto la sua ala, ha detto: tu sei libero, sei open source, lo resterai a vita, però noi ci costruiamo dei servizi sopra, perché no, che diano sostegno a quelle aziende che vogliono utilizzare Ubuntu per la loro vita, scusami, per il loro business. Red Hat, altra identica azienda, Red Hat era una distribuzione Linux e poi un'azienda che l'aveva sotto la sua ala ha creato la versione Enterprise, si è preso un po' in capo tutta quanta un po' quella branchia di distribuzioni e ci ha fatto su business. Fior fior di aziende hanno Red Hat di base. Penso che un po' tutti conosciamo il buon Firefox, chi più chi meno lo utilizza a casa nel proprio PC. Acquia, ecco,
qui stiamo entrando già un po' più nel mio lavoro, fondamentalmente è un'azienda che sulla base di un sistema di gestione contenuti online ha creato un bel business che in America frutta bei soldini. Al fresco, altro esempio di azienda che effettivamente ha preso un... era un vecchio sistema di gestione dei contenuti, un documentale fondamentalmente, di tipologia enterprise, quindi gestione contenuti per quelle aziende che magari devono gestire volumi di documenti veramente esagerati, pensiamo alle aziende che fanno appliance, cioè tutti quei elettrodomestici, scusate, che quindi hanno i vari manuali, hanno le schede tecniche, hanno tutta quella cosa lì, 10, 15, 20 lì, moltiplicato per cioè x decine, centinaia di prodotti, effettivamente questa è un'azienda che effettivamente si è fatto del business, perché fa consulenza dedicata per questo software che comunque è open source, uno se lo può scaricare, se lo può installare, tranquillo, rilassato, nel momento in cui fai sul serio, però o vai con aziende certificate o fai fatica. NASA, altro esempio di un'azienda che effettivamente utilizza già dalla notte dei tempi, quando lanciava i suoi bei shuttle, diversi sistemi open source al loro interno per comandare delle zone dell'aereo. Aereo, il deltaplano. Ok, ora parliamo di quello che per me, no, diciamo, però non ancora per me, diciamo che parliamo di ciò che è il coworking oggi. Ora, altro piccolo video. Some freelance system administration work for some people, so as you can see, I just have a bunch of shells open and I'm hacking on Apache conf files and doing some DNS setup. Allora, vabbè, non ci sono sottotitoli, scusatemi, è l'audio anche abbastanza basso. Descrivo quello che è. Allora, fondamentalmente una delle prime attività, una delle cose che sono successe nel 2000 fondamentalmente e 5, è che tre ragazzi si trovarono a descrivere fondamentalmente quello che era per loro il vivere insieme, descrivere, a vivere effettivamente insieme su questo loft che il padre gli offriva. E perché no? Essendo tre persone che lavoravano nel settore tecnologico, nel tempo libero andavano effettivamente a lavorare pure assieme. Semplicemente cosa è successo? Amici, parenti, gente che conoscevano, gli dissero: ma scusami, ma se vengo a lavorare lì che c'è il loft grande, no? Che, vabbè, dai, ok. Allora, da lì iniziò un moto perpetuo dove questi ragazzi due volte a settimana, mi sembra, se non ricordo male, aprivano la loro casa a tutti quelle persone che lavoravano nel mondo della tecnologia, che avevano bisogno fondamentalmente di un laptop e di poco altro, di accedere a questa struttura insieme ad altri. La cosa si evolse, andava avanti degli anni, nel 2008-2009, non mi ricordo, nasce Jelly. Se noi vogliamo fare il co-working in casa, possiamo farlo. Come? Con questo metodo. Jelly non è altro che una specie di movimento dove dice: ok, ogni due settimane organizza a casa tua, contattando tutti i tuoi amici, contattando tutte le tue conoscenze, le relazioni che hai, organizza e cerca di portarli tutti là con il PC e lavorare in qualche modo, cercare in maniera molto libera, senza dare per forza una qualsivoglia metodo di fare le cose o obblighi di qualche genere, pagare chissà che, no. Wi-Fi, semplicemente ci buttiamo tutti sul divano, vedete che le persone sono semplici, passa dai casi più assurdi, questo fa il meccanico, quello che prima faceva codice, grafici, gente che gestisce siti, gente
che gestisce aziende. Questa qui era una ragazza che faceva, stava seguendo un business model, comunque stava organizzando l'azienda fondamentalmente. Questo qui è sfigatissimo, poverino, sta un po' giù di morale, a vedere, aveva bisogno del caffè. Quindi fondamentalmente cos'è al giorno d'oggi il coworking? Il coworking è un posto dove nel 2010 ad oggi fondamentalmente è un posto dove le persone si trovano con le loro con i loro strumenti più basilari, nel mio caso per esempio con il mio PC, si trovano in questi posti, parlano, condividono, cercano di relazionarsi tra loro. Ad oggi ciò che dal 2010 è stato interessante vedere il picco che dal 2010 la parola coworking ha avuto nei trend di Google, cioè vuol dire che comunque c'era un interesse crescente dal 2010 ad oggi. Quali sono il primo coworking camp in Europa è stato fatto tra l'altro a Milano, sempre nel 2010, da un'associazione di coworking, quindi una specie di franchising del coworking abbastanza libero, che si chiama Covo, ed fu molto interessante perché effettivamente parlarono di condivisione di spazi pubblici, stiamo parlando di biblioteche, stiamo parlando di zone, bar, pensiamo per esempio uno dei veicolatori di messaggio che andavano tantissimo era Starbucks, perché tu andavi a Starbucks, avevi il tuo wifi, normalmente chi viaggia un attimino l'ha già visto, e quindi chi effettivamente andava a Starbucks per starci lì una giornata per fare le sue cose e bersi nel frattempo anche un caffè, aveva la possibilità di usufruire del wifi e tra l'altro vedeva tutte quelle persone che facevano altrettanto e si cercavano di creare i primi legami, le prime situazioni in cui si dice ma perché non ci troviamo da qualche parte? Ad oggi in Italia siamo più di 250, ci sono più di 250 co-working place, cioè spazi dove effettivamente fare co-working, dove potersi andare lì per usufruire della seggiola, dove poter andare lì e conoscere altre persone, dove poter andare lì e fare del business, con chiaramente relativi migliaia di postazioni. Esperienze nazionali, ciò che c'è ad oggi in Italia di grosso, abbiamo il TAG che tantissimi hanno sentito probabilmente, esperienza che c'è a Padova, abbiamo Milano, abbiamo Padova, Milano, Firenze, Genova, probabilmente mi sono mancato qualcuno, figo, carino, molto particolare. Stiamo parlando di un coworking che ha la tendenza che affitta spazi in maniera alternativa, perché offre fondamentalmente eventi, attività formative e tutti quei servizi che stanno al fianco di una persona che ha bisogno di lavorare su un posto, che effettivamente sono basilari, necessari alle persone che sono all'interno dello spazio. Como invece è una cosa un attimino diversa, perché chiunque abbia un ufficio, uno spazio, può associarsi a Como, perché è una sua specie di franchising, un cappello che pagando un fee annuale hai anche di visibilità, perché Como è uno dei, che a livello di visibilità è uno dei più forti anche in Italia, ma non solo. E quindi c'è effettivamente la possibilità che chiunque abbia l'interesse, conosco esperienze molto belle che stanno funzionando anche abbastanza bene a Treviso, dove un'azienda che fa web agency, che fa fondamentalmente branding e attività di tipologia web, va un po' a dire, siccome abbiamo dovuto licenziare delle persone, solite cose, alti e bassi, noi il piano di sopra lo mettiamo tutto in coworking. Adesso loro sono trovati con una situazione in cui hanno una media di 5 persone
quindi ci sono dei giorni che magari ce ne sono 10, dei giorni che non c'è nessuno, che usufruiscono del loro spazio e che cosa fanno? Effettivamente iniziano a collaborare. Cioè, avviene quel momento in cui l'azienda che ha messo a disponibilità degli spazi sotto il cappello di Covo, perché effettivamente gli dava un po' di visibilità, hanno ricevuto da parte delle persone che sono all'interno dei servizi, sia in un senso che nell'altro. Quindi stiamo parlando di contratti, stiamo parlando di progetti e quindi anche di soldini, chiaramente. E poi Durban Reef, realtà locale che ha il suo coworking qui a Romano. Ok. Ora, l'idea è quella di che io adesso vi racconto più o meno qual è, speravo ci fossero anche di più giovani. L'idea è quella di un attimino di spiegare perché io sono arrivato alla fine dove sono. Allora, io ho iniziato nel 2003 a fare il Litis a Castelfranco, l'unico che poteva fare informatica, io già avevo il panino informatica, volevo fare videogiochi. Ogni bambino che ha 11 anni vuole chiedersi là e fare giochetti, voglio giocare tutto il giorno, figato il computer, bellissimo. Beh, allora sono andato lì con l'intento di fare giochi, dopo il secondo anno già avevo capito che effettivamente giochi sì, li vedevo, perché di nascosto. E poi ho capito che effettivamente forse il mio sogno non era esattamente di far giochi. Allora, c'era qualcosa di interessante. Quindi, nella durata dei 5 anni, uscendo dal buco della serratura, perché non era quella cima a scuola, nel 2008 decisi di dire, boh, dai, finiamola, 5 anni sono finiti, adesso io avevo già deciso per l'università, nel senso avevo detto, beh, è ora, tutti quanti lo fanno, lo faccio anch'io, sono uguale agli altri, no? Beh, effettivamente no, c'è poco da fare, l'università a me no, perché non ci vedevo un vantaggio reale per me, per il mio settore, al che decisi nel 2008 di invece, siccome la fortuna o bello, brutto, non lo so, di uscire dalle superiori è che ti contatta qualcuno, no? Eravamo agli inizi della crisi, ho avuto un po' qualche contatto, ho dovuto scegliere tra due aziende, mi permise effettivamente di andare all'estero, mi permise di avere esperienze con multinazionali, mi permise di avere esperienze di un certo calibro molto interessanti, ma che effettivamente non mi sono servite a nulla, nel senso, l'unica cosa, e lo dicevo prima la nostra amica là in fondo, è che dopo 5 anni dentro questa esperienza piccolina ma strutturata per le multinazionali, grandi calibri, grandi cose, io alla fine mi sono portato a casa l'esperienza di cos'è il mercato, cioè io avevo bisogno di capire qual è il mercato e lui effettivamente ho capito, sì, ho imparato a programmare, sì, era una cosa specifica, settoriale, una cosa che non avrei potuto rivendere facilmente, anche se comunque pagano da Dio in quel settore lì, però a un certo punto no, ti brucia dentro con qualcosa che ti dice, no, adesso voglio andare oltre, voglio effettivamente fare qualcosa di mio, perché ho quel fuoco, fuocherello, quella cosetta dentro che dice, no, adesso voglio andare avanti, voglio mettermi in proprio. Nel 2013 mi metto in proprio, ho scritto che ho lasciato il mio contratto a tempo indeterminato per un suicidio a tempo indeterminato, perché effettivamente è abbastanza suicidio, poi nel 2013, cioè l'anno, un anno e mezzo fa. Ok, ora dal febbraio dell'anno scorso sono un coworker a tempo pieno, nel senso che io ho sviluppato una sua specie di mio modello di vita quotidiana. Magari qualcuno di voi mi dirà, oh, ma faccio ora che cioè, è una roba che c'è da anni si fa. Quindi sono qui a condividerlo, vediamo se a qualcuno giova. Allora, io ho dato fondamentalmente 5 grandi temi. Sarò veloce anche tra l'altro. 5 grandi temi perché? Perché 5 grandi temi credo che sia il modo giusto per riassumere più o meno la mia giornata a modello. Io cerco sempre un ambiente di lavoro dinamico perché
perché effettivamente è quella cosa che mi permette di alzarmi la mattina. Difficilmente, cioè, attenzione, non è che io mi alzo la mattina per forza in maniera bella vispa e pa, via che si va a lavorare, cioè, no, però effettivamente mi alzo la mattina, magari una botta di roba da fare, però sono contento e ci provo almeno, no? Invece ne abbiamo di esempi, penso, di casi in cui gente stanca da lavorare, non mi piace, qua e là. No, io almeno sono contento. Sono contento perché faccio esattamente quello che mi piace. E come? Come con strumenti come il scambio, la velocità dell'ambiente di lavoro, cioè il modo con cui effettivamente passo da un cliente al mio ufficio, a casa, all'ufficio di un mio amico, a casa sua di un mio amico, magari per me anche una birra, a parlare di business o comunque di clienti, di possibili contratti, nei posti più assurdi, cioè in libreria, ti può capitare in montagna. Ho fatto di quelle giornate in montagna a fare strategia, non avete neanche idea, cioè nel senso è troppo divertente, c'è la possibilità effettivamente di fare un lavoro che ti piace, non hai nessuno che effettivamente ti obbliga a fare o non fare determinate cose, devi soltanto riuscire a darti delle regole, è lì la bravura effettivamente, ma ce la puoi fare, nel senso io pian pianino ce la sto facendo, nel senso è da un anno e mezzo, non so, fallito, dico che saranno 2 anni per capire se una persona felice o no, ma ho solo 6 mesi, ce la posso fare, nel senso, dai. Co-working, co-business, sono, io ho cercato di dare chiaramente peso e quindi parole più grandi è ciò che è più importante. Il co-working e il co-business è ciò, è la punta di diamante della mia giornata tipo. Perché? Perché il co-working, cioè il collaborare con altre persone in ambienti, in questo caso è co-working, quindi lavorare insieme ad altri. Co-working tutto attaccato invece associa al movimento, quindi all'essere effettivamente anche in uno spazio, è quella cosa che, cioè, effettivamente mi cambia perché? Perché fondamentalmente non ho mai una giornata uguale a quella precedente, non inizio sempre alle 9, non ho mai timbrato niente per entrare, probabilmente può essere anche se timbri in qualche co-working, però nel senso non è il timbro che hai a lavoro, però effettivamente hai la possibilità di non avere mai la stessa giornata del giorno precedente. Co-business perché? Co-business, cioè, è quello che effettivamente fa la differenza, cioè è quello che ti permette di arrivare a quei clienti a cui io prima ero arrivato, ma non da solo, perché da solo non ci arriverai mai. Cioè, allora, o nel mondo del web, almeno nel mio mondo, le cose sono due. O ti metti a fare il blog, sei blogger, fai blog, no, vai su perché la gente ti ascolta, la gente ti scrive, ti commenta, vai sui social, ti fa un evento figo, diventi qualcuno, però realmente, cioè, i clienti, sai, sì, no, ti pagano qualche evento, ma poi, cioè, la spesa, cioè, com'è che vai a farla? Lo sai, 4-5 mesi così, tutti i giorni a scrivere di cose assurde, che ti piacciono, che non ti piacciono, magari anche, sperando che poi, dopo questi 4-5 mesi, boh, c'è la tranquillità e riesci effettivamente a fare altro. Ma no, non funziona così, perché poi tu, dopo quei 4 mesi, devi continuare, perché sennò torni nella bara dove eri prima. Quindi il co-business è quella cosa che ti permette di avere l'insieme di tutto ciò. Cioè, co-work e co-business insieme, poi ho aggiunto anche open warehouse, che l'ho imparato stamattina al corso di co-working che ho a Padova. Praticamente open warehouse è la maniera open di avere casino, cioè la maniera open di fare qualsiasi cosa in maniera confusionaria. Ogni giorno mi detto delle regole nuove e riesco a trovare delle strade alternative. Abbiamo detto co-working, co-business è la cosa che ci permette di assimilare tutto quanto, perché co-working, co-business mi permette di avere una diversità nei lavori che faccio, mi permette di avere un contagio da altri ragazzi come i social media marketer, come, che ne so, i copywriter, sviluppatori Arduino, sviluppatori di qualsiasi cosa. Basta solo che sia appena appena fine al mio settore, è la cosa effettivamente
sicuramente mi permette di assimilare ogni giorno qualcosa di diverso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che avrò una long life learning, cioè avrò la possibilità di imparare per tutto il resto della mia vita senza mai fermarmi, senza mai smettere di studiare. Quindi aggiornamento continui, efficienza, condivisione, formazione continua, scambio delle informazioni. Poi ho scritto colleghi, non co-workers, perché cioè è un po' il concetto del co-business. Il bello, cioè la possibilità che una persona che si mette in proprio, che trova un posto insieme ad altre persone e che quindi non sta a casa, ha nel trovare colleghi e non co-workers, è quella fondamentalmente che riusciamo di giorno in giorno a trovare quelle cose che nel nostro lavoro normalmente non ci sono, ma che nel lavoro degli altri ci sono. E quindi magari abbiamo un designer di fianco, sti qua sono bellissimi, delle volte ti capita, ti vedi sti qua che vanno fuori, si guardano il cielo, si guarda in lontananza, però allora vengono l'ispirazione così, cioè è bellissimo, guardi, siamo quasi, cioè, non so, è bello vederli, cioè è bello solo vederli, però riesci, se hai una mente abbastanza aperta e comunque preparata alla condivisione, effettivamente a catalizzare la cosa, a portarti a casa sempre ogni giorno qualcosa di nuovo. Colleghi, perché? Perché effettivamente tante volte sarà un po' per quello che è il mio lavoro, perché io faccio strategia online, sarà per le varie cose, ma quando parlo con una persona che fa un lavoro appena, o che magari io devo contattare perché ho bisogno di un suo servizio, perché nella mia strategia c'è in mente quello, o per qualsiasi altro motivo, qual'altro motivo si voglia, ho sempre la possibilità comunque di chiedere, di domandare, di fare rete, di fare networking, di collaborare insieme, trovare degli stimoli aggiuntivi che rendono questa la giornata sempre diversa. E oltre alla giornata, anche il mio lavoro, nel senso, riesco a trovare un modo completamente diverso di approccio al lavoro. Cioè, prima lavoravo comunque 12 ore, so che adesso le lavoro col sorriso nella bocca, e quello che mi permette, in più di tante altre cose, è esattamente il fatto di avere dei colleghi e non solo delle persone che effettivamente al mio fianco fanno un altro lavoro. Ora, questo è un po' il mio modus operandi, cioè quella cosa che mi permette ogni giorno di lavorare in maniera open, cioè gli strumenti, buona parte gli strumenti, buona parte è l'etica, perché l'etica è open, almeno dal mio punto di vista, è open intrinsecamente, perché noi comunque abbiamo bisogno di principi forti, abbiamo bisogno di positivismo, di filosofia, bisogna ogni tanto anche mettersi là e pensare, boh, sta una strada giusta, sta una strada sbagliata. Chi ha l'idea imprenditoriale dentro, o comunque ha quel fuocherello che ogni tanto sfiamma, ha bisogno di mettersi là seduto e ragionare. Ma oltre a questo, essendo io comunque lavoro nell'ambiente web, quindi web strategy, sì, ma per le piccole e medie imprese, mi trovo delle volte a dover fare dal lavoro più figo al lavoro più infame. Però il lavoro più infame, tutto sommato, io lo faccio comunque con etica e con software open source. Come? Utilizzando il GIMP per fare le mie grafiche o quello che mi serve. Poi questi qua sono tutti quanti strumenti fondamentalmente che utilizzo, chi è del settore li capisce, HTML5, CSS3, Bootstrap, Trio, Inkscape, poi la mia base, ciò su cui ho basato fondamentalmente buona parte del mio business, che è Drupal. Poi, perché no, anche nella parte finanziaria della mia azienda io cerco l'eticità della cosa. Io per esempio, la mia azienda è basata su banca etica, perché ci sono tutta una serie di concetti, belli o brutti, ci sono anche lì i lati negativi, però se posso dire, almeno cerco di trovare anche la mia eticità anche lì. OpenERP, piccolo strumento ERP per quelle piccole realtà che me lo chiedono, Trio il mio gestionale, Linux chiaramente, vabbè, lo do come un assodato, Internet of Things, altro argomento grossissimo, che grazie al posto in cui sono, mi ha permesso di conoscerlo. Io ero completamente strano a tutto ciò che è l'internet delle cose, cioè mettere insieme cose
e il web e internet è diciamo la rete, cioè, che collega quei legami che sono, che possono effettivamente dare vita alle cose, dare una vita che noi non ci aspetteremmo. Come? Semplicemente nel momento in cui possiamo trovare il mappamondo, penso al mappamondo, se noi ci mettessimo dentro cosa potremmo farci? Beh, una cassa, ci mettiamo una cassa, un dispositivo Bluetooth e ti colleghi la cassa Bluetooth, un piccolo Arduino, colleghi i due, adesso io la faccio semplice, non è proprio così semplice, però si può fare, tu magari la abiliti solamente nel momento in cui giri, quindi giri il tuo mappamondo e parte l'audio che avevi nel telefono. Ecco che prese le cose effettivamente dalle vite. Io questo mondo lo conoscevo, perché arrivo da un'esperienza, beh, l'esperienza non c'entra una razza, praticamente ho ricominciato da zero appena mi sono messo in proprio, ed effettivamente il risultato è che stare all'interno di questo posto mi ha portato questo know-how all'interno di me, nel senso, ho iniziato a vedere le cose in un modo diverso, ho iniziato a pensare in che modo la mia tecnologia, le mie strategie, il mio diciamo core business della mia impresa potesse effettivamente approcciarsi ad un mondo che è completamente nuovo, che è quello dei makers, quello del che ne so, Internet of Things, Open Hardware, tutto quel mondo lì che fondamentalmente si sta scaldando i muscoli poi per esplodere effettivamente, speriamo, nei prossimi anni. Beh, altra cosa importante, la condivisione. Cioè, io adesso sto condividendo con voi la mia esperienza. Sto anno e mezzo, / 7-8 anni di vita, bello brutto, boh, ognuno si porta a casa quello che pensa, però effettivamente io la sto condividendo. Voi potrete fare tutti i processi puntivi, nel senso potete estenderla, potrete modificarla, potete integrarla, potete aggiungere improvement, potete aggiornarla e poi tutti quelli attorno potrebbero fare altrettanto. Quindi effettivamente la base che sta anche alla mia giornata tipo, anche al mio lavoro di tutti i giorni, in maniera open source, cioè quel modo che ho io per vivere il mio lavoro in maniera open source, è quello di condividere. Ho due ragazzi, io insegno due giorni a settimana, io faccio il mio lavoro, li metto a fianco, li faccio vedere e poi loro saranno la mia copia esatta, ma io non ho problemi, perché io so che loro sono due brave persone, fanno il loro lavoro, ci sarà il mercato di chi è il più bravo, è tutto qua, nel senso io non ho minimamente paura della cosa, perché effettivamente, e lo spiego in quello successivo, un vecchio commercialista mi disse che avere il monopolio di qualcosa è il primo passo verso la morte. Nel momento in cui noi abbiamo il monopolio, è il momento in cui noi ci adagiamo, e noi tranquilli. Ma quello è l'esatto momento in cui noi diamo la nostra sconfitta. Non si è mai visto un'impresa che non corre, che non cerca, ma neanche per forza la corsa, però la crescita di qualche modo, lasciamo perdere tutte le storie politiche e tutto quello che ci va dietro, ma cerca sempre di trovare fuori prodotti nuovi, nuovi servizi, far star meglio i propri dipendenti, sarebbe bello, però che comunque ci provi. Altro caso molto bello della condivisione vista come open source, lato invece più, ancora più ampio, le licenze, il caso Piaggio. Mi disse un mio amico che effettivamente, io non lo sapevo, la Piaggio, non so se avete visto, adesso fa quelle moto nuove con le due ruote davanti, non poteva mica farlo un paio di anni fa, perché c'è una licenza, un brevetto su quelle ruote che bloccava la cosa e quindi nessuno effettivamente poteva produrle, vedere qualcosa di alternativo, vedere il senso diverso di interpretare quel piccolo marchingegno, quella piccola tecnologia che effettivamente era stata chiusa, grabbata, messa diciamo con le pinze. Poi anche la stampa 3D effettivamente è un altro caso molto simile, nel senso anch'essa aveva un brevetto sopra, dopo fondamentalmente i 15-20 anni, adesso non mi ricordo, della durata del brevetto, allora là sì che si è iniziato, che l'azienda che aveva brevettata non era interessata forse, dico forse perché non la conosco, a implementare il prodotto, a crescere, a cercare di trovare nuovi mercati,
minchie, cercare di andare a colpire nel segno. Ma nel momento in cui l'hanno aperta, ecco che le varie Sharebox e altre che io conosco quella, e tutte le altre che... Beh, adesso è il brevetto aperto, adesso io faccio quello, cioè ci provo a vedere se riesco a portarlo a casa, nella casa delle persone normali. Adesso con 300 euro puoi comprare una stampante, cosa che magari 5-10 anni fa compravi solo con 100.000 euro. L'unione fa la forza, questo è un altro dei miei motti, tra virgolette, che ogni giorno cerco di tenere a saldo, perché effettivamente io cerco sempre di trovare contatti. Se qui qualcuno fa qualcosa relativo, a parte tu, relativo al mio lavoro, che ha effettivamente interesse per qualche motivo a lavorare con me, io sono qui, adesso giro, chiamati, contattati, perché è il mio modo di lavorare, il mio modo open source di lavorare. Creative Commons è un altro esempio, penso che molti lo conosceranno, infatti è questo, è una licenza, è un modo molto semplice e veloce per dire la tipologia di attribuzione che dai ai tuoi lavori di tipo creativo. Infatti in questo caso io ho usato la Attribution Share Alike, quindi io condivido questa presentazione con chiunque la voglia, però a sua volta lui sarà obbligato a condividerla come l'ho condivisa io, anche modificandola. E poi International License, cioè c'è la possibilità anche di utilizzarla a livello commerciale. Open source, open hardware, open source non ho parlato a sufficienza, open hardware, Arduino, tutti quei nuovi dispositivi che adesso stanno venendo fuori, schede piccoline, che con un software molto semplice ci si può integrare e effettivamente dare ad altri in maniera molto semplice e veloce e fare delle semplicissime attività. Poi l'ultima cosa, un'idea messa in un cassetto, me la disse sempre una persona, un'idea messa in un cassetto non genera mai un'innovazione. Cioè se voi avete l'idea e non la condividete con le persone, non farete mai niente, perché purtroppo è troppo tardi, nel senso non è che si cerca l'investitore, quello che adesso sta venendo fuori ultimamente, no? Cioè, adesso sembra che uno c'ha l'idea, cavolo, chi me la paga? E adesso, madonna, faccio i soldi, divento Facebook 2, Facebook 3, 4, 5, e facciamo Google, facciamo questo, facciamo quello. Cioè, non esiste, nel senso, non è più tempo, ci stanno provando, ci sono diverse realtà che ci provano. Ma effettivamente la cosa può funzionare solamente nel momento in cui si trovano delle partnership, delle collaborazioni con altre persone, e quindi effettivamente si crea l'innovazione. Per conclusione, che dire, questa è la mia giornata tipo, spero che a qualcuno, magari più piccini, chi è più grande magari ci faccia una riflessione. Se avete qualche domanda... Ma allora, quella che è la mia esperienza è che se tu provi a fregarmi... Fregami, cioè non è... cioè io sono... sicuro di quello che io faccio, nel senso, il mio lavoro l'ho fatto in un certo modo, lo faccio con una certa etica e con un certo impegno. Credo che questo impegno sia necessario e effettivamente quello che a un mio possibile cliente serve. Se tu fai meglio di me, perché effettivamente, per esempio, copi, rubi, non lo so, fai quello che vuoi, con del know-how che io ti passo, che sia sorgente, che sia magari il computer, ti passo il computer e mi copi dei file, che sia ti presto la macchina e con la macchina, non lo so, vai da un cliente che pensa che sia io, boh, non lo so, però in qualsiasi modo tu lo faccia, sicuramente se tu non fai nello stesso identico modo, prima o poi, qualcosa ti va storto. No, non è che, io non posso dire che è impossibile che ti vada sempre tutto bene, non c'entra, ma sicuramente per qualche motivo non potrai mai avere il mio stesso identico percorso, e quindi
io sono tranquillo, per questo insegno anche a dei ragazzi che hanno bisogno, per esempio, che stanno cambiando lavoro e che vogliono cambiare lavoro. Vengono da me e dicono: Nicola, guarda, io mi ex compagno di classe, per esempio, ho detto: Nicola, ho fatto l'agente della 3 per 5 anni, io adesso voglio effettivamente cambiare lavoro, essere una persona, cioè voglio fare il lavoro che fai tu, ti rompo se mi metto a lavorare a fianco a te? No, ma ci mancherebbe. Con lui adesso spero di fare azienda, per esempio. Io so, perché me lo ricordo, cioè lui era veramente bravo nell'argomento, però ha bisogno di tornarci. Mi stanno tutti i modi, cioè può essere il mio valido alleato, come il mio nemico, perché no? Ma se è il mio nemico, per me è un bene, per la stessa motivazione di prima, cioè avere il monopolio delle cose è il primo passo per morire.